Bello, è merito loro. Grazie. Ci dovremmo essere. Sì, dici? sì, io spero credo che siamo sì. Nei tempi, perché adesso c'è il premio San Martino de Porres. Ah, siamo al premio San Martino de Porres, è vero, siamo al premio San Martino de Porres. Siamo al premio San Martino de Porres e iniziamo con il primo premiato. Vogliamo conoscerlo. Vogliamo capire. Non dire il nome però. No, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. Sa niente. Oh, il premio, ma vogliamo far conoscere anche la motivazione, il perché, il per come. E noi abbiamo preparato un altro contributo. Che vediamo subito. Dai, facciamo. Andiamo a conoscere allora. Vediamo. Premiato. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Il dottor Pino Noia è un medico a servizio della vita. La sua specializzazione è in ginecologia ed ostetricia all'Università Cattolica di Roma. Assistente ed ora professore associato di medicina dell'età prenatale, primario, presidente della commissione scientifica della Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e direttore della scuola di formazione per operatori consultoriali della stessa. Il professor Noia trasmette le sue competenze anche ai suoi studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia Gemelli e della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia. Attraverso la diagnostica ecografica si rivolge a quel piccolo non ancora nato e si china con delicatezza sui problemi che può incontrare. Il suo è uno sguardo profondo, va oltre, si prende cura della mamma e del suo bambino, non si limita a attuare tutte le strategie per guarire ed aiutare chi è in difficoltà, si fa compagno in una gravidanza serena ma si fa carico dei problemi in quelle purtroppo meno felici. Ha fondato un'associazione, la Quercia Millenaria, che opera per tutelare la maternità e la vita nascente. Gli operatori sono specializzati nel trattare gravidanze particolarmente difficili, quelle con malformazioni fetali, sia con migliori specialisti per la diagnosi prenatale e la chirurgia fetale invasiva, sia con l'attenzione dovuta a coloro che soffrono. A sostegno delle famiglie provenienti da altre regioni italiane, offrono un alloggio gratuito nelle vicinanze del Policlinico Gemelli, per la residenzialità delle coppie nella fase delle terapie fetali e del parto. Una grande rete di famiglie è a disposizione per sostenere la scelta di amare quel figlio fino alla fine, accompagnandolo nel suo tratto di vita terrena. L'equipe del professor Noia riconosce la preziosità della vita, sostiene la famiglia che sceglie di dare alla luce il figlio che ha ricevuto la diagnosi di incompatibile con la vita a causa delle sue patologie e che rinuncia all'aborto terapeutico. È l'unico centro di aiuto per il feto terminale operante in Italia. Ringraziamo Pino, un suo consiglio è come un raggio di sole che squarcia la coltre di nuvole di un cuore tormentato, si intravede la strada migliore. La sua premura, la delicatezza dei suoi interventi sono noti a coloro che lo hanno conosciuto. Lo abbiamo trovato sempre disponibile ogni qualvolta ci è servito un suo prezioso consiglio e la sollecitudine è esemplare. Ha curato alcune delle mamme in difficoltà contattate dal Centro per la Vita di Salerno, risolvendo spesso casi difficili. Come il vagito di un neonato è il segno di una primavera che nasce, anche tu sei un segno di speranza per l'umanità. Io sì che avrò cura di te. Non era facile raccontare chi è Pino Noia. C'è una frase che però mi ha colpito, un medico a servizio della vita. Allora mi sono chiesta, sicuramente c'è stato un momento nella sua vita in cui ha detto questa è la strada che devo percorrere. Qual è stato? Ma è stato al quinto anno di medicina, quando c'è stato un momento particolare della mia vita in cui ho incontrato Gesù Cristo ed è quello che è stata la svolta della mia vita e mi ha dato il significato di rendere una vita piena, perché quando la scienza non è potere ma è servizio, penso che
come ho detto, io mi diletto di scrivere delle canzoni, ho scritto cos'è che resta di questo tempo andato, se non il fiume di quello che tu hai dato. Cos'è che resta di questo nostro andare, se non il frutto di aver amato e amare? Quello rimane. Sono anni che ha intrapreso appunto questo percorso, lo abbiamo visto dal video che in qualche modo sicuramente ha raccontato una parte di Pino Noia, ma c'è una parte che non conosciamo, che ancora è sconosciuta e più. Sì, perché poi cioè la cosa bella di tutto questo è che uno pensa di dare molto. Io ho fatto nascere più di 6.000 bambini in questi 30 anni. Un bel numero, qua ci vuole l'applauso, devo dire la verità. Sono rimasta. Un papà di 6.000 bambini. Di 6.000 bambini, però quello che più realmente riesco a capire è che noi pensiamo di fare molto, ma quando queste donne, con grandissimo coraggio, veramente nella solitudine spesso più grande, riescono a raccogliere una vita debole, una vita che non ha speranza, ma ditemi cosa c'è di più grande. Quale più grande atto d'amore ci può essere? Nella gratuità più assoluta, cioè loro sanno che il figlio poi dopo la nascita morirà, non lo avranno. Io penso che dinanzi a queste cose, come ho detto molte volte, io mi inchino dinanzi a questa scelta. E non è formale, non è per una captatio benevolentia, ma perché sento che dinanzi a quest'atto c'è un'immensità di coraggio e di amore stupendo. Bene. Davvero sarebbe bello venire a fare un'esperienza con lei, perché è arricchente tantissimo. E io chiederei a Roberto di raggiungermi, perché siamo arrivati al momento della premiazione, un momento che è sicuramente formale, ma dietro questa forma c'è veramente tanto affetto e un riconoscimento, così come in qualche modo vuole essere un momento per ricominciare insieme un nuovo percorso e magari creare un gemellaggio con Salerno, perché no? Potrebbe essere fattibile. Ma esiste già, perché il Pellicano da molti anni, nella persona di Don Franco Fedullo, ma da tutti gli altri collaboratori, ci conosciamo da tanti anni, lavoriamo insieme, abbiamo avuto anche la gioia di vedere situazioni che cambiavano nel giro di pochissimi giorni, alcune volte nel giro di pochissime ore. Riteniamo però sempre che in tutto questo la nostra opera, come diceva Madre Teresa, è una goccia, ma senza questa goccia non ci può essere l'oceano. Io ho una sorpresa per il dottore, perché poi a me piace fare così. Non saresti Roberto. No, bisogna sempre, come dire, rompere a volte l'incantesimo formale che ci deve essere, perché abbiamo con noi Rossella, chiedo di raggiungerci, perché è stata aiutata dal dottore, dai suoi consigli, da tutte queste cose. La vogliamo chiamare qui. Una bellissima sorpresa abbiamo qui allora. Si accomodi. Quindi quando si dice dalle parole ai fatti. Però mi chiedo, Rossella, è lei o è lei? No, lei è Maria Lucia. Allora, lei è Maria Lucia. Benissimo. Allora, quindi signore e signori, vi presentiamo Maria Lucia. Io sono stata dal professore Noia questa primavera, 4 aprile, siamo venuti da voi, mi ha aiutato il Pellicano perché avevo preso una caduta brutta e avevo fatto TAC, radiografie, e quindi mi hanno detto di abortire. Poi il Pellicano mi ha aiutato, mi ha detto di rivolgermi a lui, siamo andati là, io e mio marito, e lui mi ha detto che non c'erano problemi perché nel periodo in cui avevo ricevuto queste radiazioni non avrebbe portato problemi per la bimba, ed eccola qua. Quindi possiamo dare queste notizie, che la vita va difesa, perché io mi pongo sempre una domanda. Chiediamo a un bambino anche malformato, anche con difficoltà, se avrebbe voluto vivere. Lui direbbe di sì. Certo, direbbe di sì. Però quello che è importante di questa storia è questo, che esiste una cultura, una scienza, che quando oggi possiamo dire non abbiamo paura di Galileo, non abbiamo paura della scienza, perché noi possiamo utilizzare, informando correttamente, ed evitare quello che viene chiamato l'aborto da ignoranza. Quanti aborti vengono fatti in nome di una cultura scientifica non corretta?
Quindi questo è importantissimo come messaggio culturale, questo appartiene ai credenti e anche ai non credenti, perché questo è un servizio oltre che cristiano, anche civile e soprattutto umano. Bene, grazie. E adesso arriviamo alla consegna del tempo. Prego. Allora, io faccio un fuori programma come hai fatto tu, no? Possiamo. Dico che subito, i presentatori non devono mai raccontare di se stessi, però adesso la storia di Maria Lucia mi ha colpito tanto, perché io sono una Maria Lucia, io sono una bambina che non doveva nascere. E avevano consigliato a mia madre di abortire perché aveva fatto una radiografia e secondo i medici era in un periodo sbagliato, per cui sarei nata sicuramente con dei problemi. Io ringrazio mia madre per aver avuto il coraggio di aver portato avanti la gravidanza, pur dentro di sé sapeva che forse ci sarebbero stati dei problemi, e invece io sono... auguro tanto a Maria Lucia di vivere una vita felice come la mia. E veramente, scusate, però Concita, mi come sentivo di fare questa piccola testimonianza. E poi, senza di te come facevamo appena San Martino De Porres? Senza di te come si faceva? Allora, vogliamo premiare? No, allora, il dottore tutti. voleva dire qualcosa. In particolare. Io vi rubo 2 minuti, però ma penso, con piacere, anche 4. Penso che questa poesia fatta da un collega, un medico di Cagliari che aveva una bambina con una gravissima malformazione, cui a tutti avevano detto di non andare avanti, lui invece è andato avanti, si è rivolto a Gaslini di Genova dopo aver contattato la Quercia Millenaria, in qualche modo siamo stati in contatto, è stato sostenuto, la bambina è stata operata, adesso sta benissimo. Lui ha scritto questa poesia, Fabrizio, dice, si chiama Dovunque sia. Io non sono uno che non ho la capacità che ha Stella, però mi sforzerò di dire questa poesia. Dovunque sia, qualunque cosa faccia, non c'è istante che quella voce taccia. La mia coscienza ferma nel passaggio di quel giorno bianchissimo d'un maggio, quando, mentre tutto intorno rifioriva, la vita che era in me e per me finiva. La sua lieve presenza nel mio seno, dove quell'esserino mio nemmeno ebbe il tempo, crescendo, di girarsi per mostrare come doveva farsi il suo corredo, se celeste o rosa. Io sola porto tutta la gravosa responsabilità di quella scelta. Quando mi dissero con voce svelta che il mio feto non era più normale, e farlo vivere sarebbe un male maggiore che scacciarlo, che potevo averne altri di figli se volevo, che tanta sofferenza su un bambino tutto sarebbe, tranne che un divino volere, e poi comunque per portarlo lo stesso al cimitero. Questo tarlo corrose i miei pensieri, era malato, di un male raro e atroce, e malformato avrebbe visto la luce per morire subito. A che varrebbe il suo patire se non a rafforzare il mio egoismo di madre senza amore? Che eroismo sarebbe quello che sfrutta il dolore di innocenti, che porta dote al cuore? Così mi dissi. E poi firmai il consenso che mi avrebbe risanato dall'immenso senso di imperfezione, il sentimento di inadeguatezza che l'intervento terapeutico, l'aborto, alla fine avrebbe sciolto. Com'eran vicine la notte precedente quelle stelle sopra il mio sonno insonne, e quanto belle brillavano in quel buio senza luna. Passavano le ore ma nessuna pace mi raggiungeva, ed io sperando da assopirmi mi giravo sbagliando, non rivolsi a quel figlio mio che avevo rifiutato un pensiero. Non potevo, lo avevo declassato a puro oggetto per volerlo abortire, ora lo ammetto. Dopo, il rimorso con tale premessa s'andò a sommare all'altro, e la promessa di poter cancellare il tutto e presto si rivelò un inganno disonesto. Qualche mese di calma, ma apparente, e poi un senso di vuoto che crescendo riempì tutto il mio tempo, sino a quando per dei controlli, già depressa, andando a cercare un aiuto in ospedale, vidi altre madri con in braccio il male di figli come il mio sarebbe stato, ma con negli occhi il sole ed estasiato il sorriso dal tenerseli in braccio. Mi avvicinai e ne implorai un abbraccio, e nel pianto che mi deterse il viso vidi a un tratto che quel che avevo deciso senza più i veli del falso pietismo,
capito aver seguito il consumismo, che vuole tutti belli e sani e forti, anche se dentro sono poi falsi e morti. Che aveva ucciso a freddo la speranza, fattasi carne lì, dentro la stanza dove donne d'amore, davvero madri, avevano cacciato via quei ladri di vita. Lo compresi troppo tardi, sentendone il color nei loro sguardi, cullar dolce quelle creature stente e dimostrando d'esserne contente, e che l'orgoglio fu il peccato mio, m'ero sostituita al nostro Dio nel decretar finita l'esperienza di una vita imperfetta. E adesso, senza figli, io resto ancora, nonostante li cerchi ansiosamente, e dopo tante brucianti delusioni ora ho appena capito, forse è questa la mia pena. Il mio grembo non s'apre più alla vita, come fossi una vena ormai esaurita. Ed ora, raccolto in animo il coraggio, alla creatura mia lascio un messaggio. Figlietto mio, sì tanto poco amato, perdona questo cuor disabitato. Prega per me, per questa mia follia, e accoglimi da te, dovunque sia. Fabrizio Antilici. Premio San Martino de Porres 2008 al dottor Pino Noia, consegna il premio Dina Luciano del Centro per la Vita Filigano. Grazie. Un attimino per... anche se siamo ecco, un attimino per un attimo i fotografi, per dare la possibilità appunto ai fotografi di poter che ringraziamo delle varie momento. Testate che veramente ringrazio di questo e sono onorato perché sono vicino a persone che veramente vivono sul campo l'impegno civile, umano e cristiano della difesa della vita. Madre Teresa ha detto dono inestimabile che tu Dio doni a tutti. Grazie ancora. Ancora un applauso al dottore Pino Noia.